Siamo in compagnia di Giuseppe Mantella, restauratore, e Annalia Paravati della delegazione FAI. Allora, ci troviamo proprio qui sul Tempio Dorico. Il mare purtroppo sta facendo il suo lavoro nonostante sia stata realizzata una barriera che, come vediamo, non è stata utile a fermare appunto le mareggiate. Sì, certamente oggi ci troviamo in una situazione assolutamente drammatica, lo chiamerei De Profundis di questo posto ormai, di questo straordinario posto che è scavato ormai da più di 100 anni, e lo vediamo andare man mano al mare, torna dal luogo in cui sono arrivati gli Achei per appunto colonizzare questo posto. È una situazione assolutamente drammatica, e quello che più dispiace che oggi siamo in pochissimi e ci aspettavamo da parte della gente comune una risposta a questa giornata così drammatica, e soprattutto quello che dispiace vedere coloro i quali hanno scavato per 30 anni qui, come l'Università di Pisa, la Normale, come l'Università di Firenze, che tacciono, non dicono nulla. È come se la nostra terra fosse sempre una terra di conquista, in cui venire, scavare, dare, pubblicare, ma poi quello che è la conservazione e la tutela di questo posto deve essere sempre affidata a qualcun altro. Forse è il caso di svegliarsi un attimino e cercare di capire che cosa fare. Da sempre il FAI si occupa di proteggere, tutelare e promuovere i nostri beni culturali, i beni della nostra bella Italia. Qui ci troviamo appunto in una situazione drammatica. Beh sì, io sono qui proprio per constatare di persona la fine di questo posto. Siamo tutti molto dispiaciuti e anche emozionati, devo dire, da come la nostra storia venga trattata, dalle istituzioni anche. C'è un'assenza anche delle istituzioni in questo momento, mi dispiace soprattutto constatarlo, questo è una cosa, e così come diceva il nostro amico Pino Mantella, le università, anche le più prestigiose d'Italia, che fanno sentire il loro silenzio assordante nel momento in cui hanno fatto delle scoperte così importanti, così rilevanti. Mi riferisco all'ultima laminetta di cui stanno pubblicando queste università, per cui la nostra è una terra che è ancora ricca, ma evidentemente importa soltanto quando devono fare gli scoop, non quando poi c'è da dire, gridare con la loro autorevolezza questo scempio che si sta verificando oggi qui a Caolonia. Credo che stiamo vedendo forse per l'ultima volta questo posto meraviglioso, che è stato uno dei posti più belli della Magna Grecia. Quindi lei è praticamente del parere che ben presto il mare si riprenderà davvero questo posto meraviglioso? Beh, non credo che sia un mio parere personale, ma è solo una constatazione che possiamo fare tutti insieme in questo momento. Però forse i cittadini di Monasteraci, in primis, perché sono di Monasteraci, abbiamo bisogno di speranza e di attaccarci alla nostra memoria storica. Sì, sicuramente, ma dobbiamo muoverci, perché se non lo facciamo noi da cittadini non succederà nulla. Blocchiamo le strade, andiamo davanti al Parlamento, ma qualcosa bisogna farla. Non basta più parlare, ma dobbiamo agire. Dobbiamo agire perché, come avete visto, si è parlato, si è fatto, è da aprile che parliamo di questo scempio. Hanno impiegato 7 mesi soltanto per mettere 20 metri lineari di questo orrore che è stato fatto, che non è servito a nulla, assolutamente a nulla. Quindi basta burocrazia, c'è da risanare 250 metri di costa, sono 20 anni che se ne parla. Non voglio addossare la responsabilità a nessuno, ma sono 20 anni, e 20 anni sono tanti, 20 anni in cui si sono fatte scoperte straordinarie. Il sito dove è stata scavata la famosa laminetta non esiste più, quindi abbiamo la laminetta ma non abbiamo nient'altro.